Ciao amici e bentornati in un nuovo appuntamento di Wine Tasting. Alex Gualtiero per i giovani vignaioli canavesani. Ciao a tutti. Eccoci pronti per un nuovo appuntamento con il nostro amico Gualtiero. Di cosa ci parli oggi? Oggi siamo sempre a Carema da un altro ragazzo, Gianmarco Viano, dell'azienda agricola Monte Maletto. Parliamo un po' della storia di Gianmarco prima, poi come nasce l'azienda, l'idea. Poi andiamo a fare l'unbottling. Non vediamo l'ora. Gianmarco entra nel mondo del vino da giovane, molto giovane, con un corso da sommelier e diventa sommelier per grandi locali stellati in giro per Europa e l'Italia. Intraprende poi questa scelta di far vino, si innamora di Carema, della Reale di Carema, e tramite amici, consulenti, colleghi e persone che hanno creduto in lui, prende la sua prima vigna in gestione, crea il suo primo Carema e poi proprio da quest'anno decide di costruire la sua cantina. Infatti sta portando avanti i lavori di rifacimento, ecco. Poi abbiamo davanti il suo Carema, un vino molto particolare che sa trasmettere delle emozioni, e adesso andremo a vederlo. Ne ho sentito parlare molto bene, come ovviamente di tutti i vini dei giovani vignaioli canavesani. Adesso vi lascio a Gualtiero all'unbottling e vi ricordo come sempre che in bio trovate tutti i referral dell'azienda, dei giovani vignaioli e di Gualtiero, perché finiti questi 20 appuntamenti, forse, giusto per tenere un po' di hype, forse abbiamo trovato con cosa continuare. Quindi iscrivetevi, attivate la campanella, soprattutto con i vostri like e anche dislike, sappiamo come procedere. Siamo molto contenti del successo che sta ottenendo questa serie, tra l'altro. Molto molto contento, ancora grazie ovviamente. Ma grazie a voi. Per lo sforzo che stai facendo. No, ma sono loro il nostro successo più grande. Momento ASMR. Yes. Allora, dritti con la degustazione. Dritti. Colora. Questo è un bel rosso rubino carico, però vedi che guardando l'incontro luce anche dei riflessi mattonati, aranciati, che gli vengono dati dall'affinamento, dal tempo. Qua parliamo di un 2018. Al naso si presenterà sicuramente molto schietto. Infatti senti delle note di frutti rossi. Io confermo, però ovviamente sei tu l'esperto. Si sente molto. Assolutamente. Frutti rossi. Poi senti queste note speziate, un po' di vanigliato, che ci sta, perché comunque l'affinamento in legno porta all'interno del vino questi aromi, però trovo anche una bellissima e pulita nota balsamica sul fondo del naso. Già solo, esatto. Ma senti che quando poi rilasci il naso dal bicchiere ti rimane questa nota un po' balsamica, appunto. Sì. Molto interessante. Passiamo all'assaggio. Che dire? È un vino che trasmette emozioni. È un vino che senti la mano del viticoltore, senti che è una persona che ci tiene nel proprio lavoro e che ci dà cura comunque nel tutto. La bocca è un vino sapido, con un'acidità giustamente equilibrata, riempie comunque tutto il palato, tutta la bocca, è molto persistente, tu lo senti che ti continua in bocca, in fondo anche nella gola, continua a persistere il sapore. È molto molto interessante. È un grande Piole, è un gran Carema. Io devo dire che inizio, lo so che sono passate un po' di puntate, però già solo quando versi, seguendo un po' quello che tu dici, un po' i gusti, ma soprattutto i colori, che si notano le differenze, cosa che prima non mi capitava quando compravo un vino. Vuol dire che il mio lavoro funziona. Assolutamente sì. Io credevo non fosse possibile, ma in realtà no, si può. Si può bere. Sì, sicuramente dietro il mondo del vino, appunto, c'è un mondo. Assolutamente. È tutto da scoprire per chi è solo un amante, un appassionato, ma in ancora tutto da scoprire per chi proprio ci lavora. Ultimo punto che mi sembra doveroso dire è che Gianmarco, il titolare, è stato selezionato come uno tra i primi 50 giovani al mondo che cambieranno appunto il mondo del vino, quindi un applauso. Chapeau, quindi, questo è per lui. Comunque questa è una cosa per ribadire il fatto che anche nelle nostre piccole entità e soprattutto giovani del canavese, quindi anche un'entità ancora più piccola che quella della Reale Canavesano, ci possono essere grandi stelle che illuminano. E io spero che tutti e 20 noi potremmo entrare veramente in questo panorama del vino mondiale come una bellissima via lattea, ecco. Permettimi di aggiungere che vi auguro di non essere una stella cadente, ma bensì una costellazione ben solida nei cuori delle persone. Bellissimo, e con questo, bellissimo. Viva il canavese e viva i giovani vignaioli canavesani. Alla prossima.